Lo studio della patologia benigna. Introduciamo l'argomento affrontando questa immagine iponecogena posta a livello posteriore della ghiandola. La valutazione elastografica, cioè della sua elasticità, ci permette di valutare che siamo di fronte a una nodularità, si dice mista, con una parte più superficiale che appare in maniera fittizia hard e posteriore mista. Si può affermare, per quelle che sono le sue caratteristiche, che questa immagine è riconducibile ad una cisti detesa, non ha attenuazione posteriore degli echi, ha al suo interno una fine ecogenicità. Siamo adesso invece di fronte ad una classica immagine cistica anecogena, nera, priva di echi al suo interno, A per intenderci, con un importante rinforzo di parete posteriore B, determinato dal fatto che ovviamente gli ultrasuoni non vengono assorbiti, riflessi all'interno del liquido. Diamo ora una serie di immagini analoghe, margini